Dal 20 al 31 luglio i comuni liguri con meno di 2.000 abitanti possono chiedere un contributo per lavori di efficientamento energetico a edifici pubblici, interventi che permettono di migliorare le prestazioni energetiche e quindi ridurre consumi e costi. Si possono richiedere da un minimo di 100.000 a un massimo di 350.000 euro e possono contribuire a lavori anche che sono già stati realizzati, non oltre però il gennaio 2021. I comuni con meno di 2.000 abitanti in Liguria sono in tutto 132, fonte dati Istat aggiornati a gennaio 2023. La regione ha messo a disposizione 1 milione, di cui l'80% per contributi a fondo perduto. L'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha fatto intendere che più avanti potranno essere integrati con altre risorse. Questo è stato uno dei due bandi presentati dalla Regione dopo essere stati approvati in giunta la scorsa settimana. Entrambi sono finanziati con i soldi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L'altro bando presentato è destinato alle piccole e medie imprese liguri che possono chiedere aiuti economici per ricerca, innovazione e sviluppo. Sarà possibile richiederlo dal 25 al 31 luglio. Le aziende possono chiedere contributi da 30 a 150 mila euro. Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 9 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione e comunque non oltre il 31 luglio 2024. Per farsi un'idea su cosa si può fare, tra le iniziative finanziabili ci sono l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti, la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o la diffusione della conoscenza di una grande impresa nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Poi servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione legati a processi di trasferimento tecnologico o a risultati di ricerca industriale. La Regione in totale mette a disposizione 4 milioni, di cui il 50% a fondo perduto.